Era stato il sindaco di Spoltore di Lorito a chiedere, mediante lettera, un intervento tempestivo per la risoluzione del sito di Fosso Grande. Il rischio idrogeologico colpisce oggi più che mai la sensibilità e la preoccupazione dei cittadini, visti anche i dati di cronaca che hanno interessato la Liguria e poi anche il Sud. Nella lettera di Lorito chiedeva fondi per operare subito, visto l'imminente arrivo dell'inverno e il conseguente rischio pioggia. È un problema da affrontare con serietà e con organizzazione. Noi ci sentiamo come una macchina che, da una parte, si sta riorganizzando attraverso punti di responsabilità, esaltazione del merito, dall'altra parte dobbiamo produrre quotidianamente una quota di lavoro. 200.000 euro, questa è la risposta del presidente della Regione D'Alfonso alla richiesta di intervento e anche l'annuncio di altri fondi ancora da reperire. Rispetto a questo, metto in evidenza che il primo di dicembre verrà Gabrielli. In Abruzzo, accanto al capo della struttura tecnica di missioni di Palazzo Chigi, che è Erasmo D'Angelis e Mauro Grassi, per vedere le dieci situazioni di pericolo incombente che ha l'Abruzzo.